Oggi scopriamo come creare una colla e stick homemade. Ed ecco l'occorrente per preparare una bellissima e efficacissima colla in stick. 50 g di amido di riso. 100 ml di acqua, meglio se demineralizzata, quella del ferro da stiro. 15 grammi, faccio tutto in grammi, di aceto di vino bianco, quindi un cucchiaio per intenderci. Del tutto facoltativa, io userò una puntina di nipagina che è un conservante per soluzioni organiche, quindi previene muffe e invasioni batteriche, ma se non ce l'avete non vi preoccupate, la colla durerà per un buon mesetto lo stesso. Poi dei vecchi stick di colla oramai svuotati del loro contenuto che riutilizzeremo e che poi io, per rendere più carini, foderò con della carta adesiva per dare proprio un aspetto tutto mio alle mie colle. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa versiamo l'aceto all'interno dell'acqua e lasciamolo lì. Quindi prendiamo il nostro amido di riso, va benissimo anche l'amido di mais perché già so che me lo chiederete e piano piano, aggiungendolo piano piano, stemperiamo l'acqua e l'amido. Così. Quindi portiamo il tutto sul fuoco una volta che la polvere sarà completamente disciolta. Ok. Polvere totalmente sciolta, spostiamoci sulla fiamma. Rimestiamo sempre, a un certo punto creerà agglomerato, si andrà solidificando il nostro composto. Per la colla stick dobbiamo tirare il più possibile il composto, cioè non toglierlo dal fuoco appena si agglomera, ma aspettare proprio che evapori il maggior quantitativo di acqua possibile. Dico possibile perché poi ci rimarrà assolutamente impossibile rimestare, tanto dura diventerà. Verso veramente una puntina di nipagina e rimesto molto velocemente. Ecco, sta addensando. Non mollate, ragazzi, a questo punto che dovete uscire forza e rimestare, 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 rimestare senza fermarvi. Sì, ok. È bella agglomerata, continuate, 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 continuate. Va bene, possiamo tirarla giù dal fuoco. Come vedete, è proprio questione di un attimo fare la colla, specialmente la colla in stick. Adesso controllate che il vostro cestellino funzioni e faccia su e giù. Quindi tirate su il cestellino della colla in stick. Così. Quindi prendete un pochettino della colla che avete creato e inseritela ben bene all'interno. Ripeto, se non avete usato la nipagina, non vi preoccupate, non succede assolutamente nulla. Dopo aver inserito metà colla, io tiro su il cestellino per vedere se l'ha acchiappata. Ecco, e allora cosa faccio? Rimpicciolisco e spingo in modo da far sì che si crei proprio un panetto bello compatto e che sia proprio un blocco unico. Poi tiro giù in modo da creare spazio, quindi tiro un po' su, vedo se viene fuori, ok, quindi ritiro giù in modo da creare spazio per altra colla. Dopo aver riempito tutto il tubetto, presso bene, pulisco. A questo punto con un po' di carta adesiva
do nuova vita alla confezione, voilà, voilà, e la mia nuova colla è pronta per essere usata. Lasciamola riposare tutta una notte e dopodiché sarà pronta per fungere da colla a stick nel vero senso della parola. Ho giusto un adesivo da voler appiccicare. Questo al momento non appiccica. Prendo la mia colla in stick, la tiro un po' fuori, ci passo sopra il mio adesivo, voilà. Passatene pochissima, perché è molto adesiva. E voilà! L'adesivo rimane al suo posto ad adornare la mia pagina. Bene, allora andate a creare la vostra colla stick e noi ci rivediamo per un prossimo video. Ciao!